Allora, c'è un attico in Vaticano di 700 metri quadrati circa, Bertone, occupato dal signor Bertone, mentre il Papa è in una stanza di 70 metri quadrati. 60. Questo accade. Sì. Don Paolo Farinella, lei che dice, Don Paolo? Sono 600 metri quadrati più 100 di terrazzo. Ah, scusi, scusi, 600 più 100. Lei che dice? Siamo precisi perché deve prendere l'eminenza, deve prendere anche aria, capisce? Quindi. Ma certo. Scusi, Farinella, una curiosità volevo chiedere, sono Parenzo, non è serio? Perché si dice eminenza grigia in genere, come modo di dire? Come? No, volevo capire da lei, che è un uomo di chiesa, perché si usa l'espressione eminenza grigia? Ma perché? Mica si usa per i prelati, si usa in generale, in generale l'eminenza grigia. Per la certo. Perché l'eminenza grigia... Ma fallo spiegare a lui! L'eminenza qui era detto con derisione, perché io... Lei si vergogna, quando di essere... Quando mi riferisco... Quando scrivo oppure parlo col mio vescovo, che è cardinale, non lo chiamo mica eminenza. Scusi un attimo. Io lo chiamo signor cardinale. Certo, sì. Farinella, lei si vergogna di essere genovese come Bertone? Sicuro, che veramente si deve vergognare lui, non io. No, ma però lei si vergogna di essere genovese? Non penso che lui sia un prete. Ecco. Come non è un prete, scusi? Ha voglia altro che prete. Ma come fa finta? No, Farinella. È un miscredente, sta dimostrando proprio quello che è. Addirittura? Quello che è sempre stato. Cioè, che cosa è stato, scusi? Io lo conosco molto bene. Se è stato. E ci racconti qualcosa di Bertone? A Genova non è un uomo di fede. Non è un uomo di fede, che cos'è? Non è soltanto di potere. Se fosse stato un uomo di fede, finito il servizio, se ne sarebbe andato dai salesiani, come ha fatto il cardinale Martini, che se ne è ritornato dai gesuiti. A Gerusalemme viveva in una stanzetta piccolissima, e a Gallarate viveva in una stanza anche, e invece? Con un lettino, una scrivania, ecco. E invece? Cosa ci fa con 700 metri quadrati? E che ne so, lo sa lei? Avrà il campo da golf, forse userà il pastorale per giocare a golf. Non e lo la so. Mitria per buca, non lo so. Ma scusi un attimo, io voglio capire una cosa, ma è una vergogna, uno scandalo? Come mai Bertone? Più che scandalo è un'indecenza e anche una scemenza da parte sua, perché è chiaro che è un gesto che vuole, a mio parere, non è che sia un dogma, però ho la sensazione che sia un affronto al Papa. Ma pare che il Papa sia leggermente arrabbiato da questa cosa qua. Il Papa non è arrabbiato, credo che sia incazzato e abbia le donde di essere incazzato, insomma, per uno che ha fatto quello che ha fatto Bertone, cioè che ha messo il precedente Papa nelle condizioni di dimettersi con tutte le gaffe che ha fatto, con l'incapacità che ha dimostrato. Adesso questo qui si va a prendere ancora 700 metri quadri, che mi sembra proprio fatto apposta nel momento giusto. Ma che cosa ci fa, secondo la pubblicità, lei? Pubblicità progresso per la campagna dell'8 per 1000, no? Beh, perfetto, sì, certamente è perfetto, guardi. Perfetto, proprio, c'è una tempistica. Ma secondo lei, Don Farinella, lui cos'è? Più un agente immobiliare, forse, allora, no, lei dice? No, non è un imbecille, basta. No, un imbecille, ma non si può dire, no? È un imbecille, se ha detto un imbecille, perché non si può dire? Si può dire qua. Ma non si può. Mi è arrivato oggi la rivista dei Deoniani di Bologna, quelli dell'editrice Deoniane di Bologna. Scrivono questo pezzettino qui. A un anno dall'inizio del suo pontificato, il Papa Francesco è sempre più ammirato e amato dalle genti, dentro e fuori la Chiesa, è sempre più guardato con sospetto, scetticismo e contrarietà da una parte consistente delle gerarchie ecclesiastiche. Vabbè, allora... Questo è la rivista, ma che andrebbe fatto con Papa, con Bertone? Cosa gli farebbe lei a Bertone? Io semplicemente lo prenderei e lo dimetterei da cardinale. Lo dimetterebbe subito da cardinale? Sì. C'è altro che 700 metri quadrati. Lo manderei nella Cayenne a cavar pietre. Lo comanderei nella Cayenne proprio. Cioè, lo manderebbe nella diocesi più remota possibile a cavare pietre, dice lei. Sì, lo manderei proprio direttamente in carcere, scusa. Nella Pampas argentina. Via lontano dal Vaticano, il più possibile lontano. Lontano da
dal Vaticano. Ma no, non si può, ma non si può. Non si può, non si può. Noi viviamo a contatto con la gente che muore di fame. E invece questo qua, 700... Poi arriva questo Bertuellato. Io in un mio romanzo lo chiamo Tarcisio Burlone. Ah, Tarcisio Burlone. Anche Burlone, lo è. E lo è, Burlone. Ma per forza, uno che gioca così, senza ritegno, in un contesto sociale come l'attuale, sì, in cui lui, dopo un papa che va a vivere sì, in 70 metri quadri, dove ci fa tutto, ci riceve sì, questo e quell'altro, arriva questo e si prende 700 metri quadri. Uno schifo. Rispetto a lui, mi dica lei se non è una provocazione, se non è un insulto. Uno schifo, diciamo la verità. Uno schifo. Scusi un attimo, ma è vero che ci sono dei prelati, come oggi si legge, un alto prelato ufficialmente fidanzato con un coreografo, che fanno serate pensate intorno a una sauna installata dentro un appartamento nel centro di Roma? Ma sarà vero tutto questo che si legge sui giornali o no? Cosa hanno fatto? Che pare che ci sia un prelato fidanzato ufficialmente con un coreografo. Ma può darsi, ma lì dentro sono pieni, cioè quello è pieno di froci, che meraviglia, lo ha ammesso anche il Papa, sì, che in Vaticano c'è la lobby dei gay, no? Ma è pieno di froci secondo lei? Come? È pieno di froci in Vaticano? Così, sì, tanto per... io non li chiamerei mai froci, perché ho molto rispetto per, no, ma anch'io ho molto rispetto per le persone di tendenze sessuali diverse. Però è pieno. Dico, è pienissimo. C'è un libro Vatican and the Sex che sì, ma anche Bertone, cose... no? Bertone no. Bertone non lo so, Bertone non no. Non mi sembra capace. In che senso capace, scusi? Ma non mi sembra che sia interessato. Dire, capace nel senso di così è talmente abertuellato, si dice a Genova, che vuol dire? È stupido e basta, è stupido e basta. Vabbè. Non arriva. Ma non è che poi c'è sì, l'ha messo, non è che Bertone l'ha minacciata di qualcosa, lei che parla così esplicitamente? No, abbiamo avuto delle liti furibonde, immagino. E anche delle lettere pubbliche che io ho pubblicato, la mia e quella di Don Paolo, l'abbraccio, a presto, grazie, a presto. D'accordo, ciao caro, ciao.